oggi sono in una concessionaria d'élite del gruppo Renault, sono in una concessionaria Pro Più. Allora, vi dico solo che per essere una concessionaria Pro Più non si nasce, ma ci si diventa, vero? Certo. Eccomi qui con il direttore commerciale. Ok. Allora, è un grande onore veramente essere qui questa sera per una presentazione veicoli commerciali in una concessionaria Renault Pro Più. Cosa vuol dire Pro Più? Allora, innanzitutto noi lo traduciamo in Pro Plus, no? Che vuol dire il plus, vuol dire qualcosa in più. Qualcosa in più vuol dire un orientamento al cliente professionale. Pro Plus vuol dire una concessionaria che ha quel plus in più rivolta alle aziende, quindi il cliente professionale trova dei servizi esclusivi, tipo ad esempio il veicolo commerciale di sostituzione, tipo orari di apertura allargata, attrezzatura specifica nella gestione dei veicoli commerciali di minor frequenza, quindi veicoli allestiti, veicoli con particolari dimensioni. Quindi tutto questo servizio ci permette di soddisfare al pieno chi usa il veicolo per lavoro. Prima abbiamo fatto un giro nella concessionaria e devo dire che veramente c'è di tutto, nel senso che non c'è solo il prodotto, ma c'è un post vendita veramente molto molto importante, addirittura la carrozzeria. E noi, per dare un servizio completo al cliente nello standard che vogliamo dargli, abbiamo deciso di fare tutto in proprio, quindi sostanzialmente noi in tutti i reparti sappiamo metterci mano. L'obiettivo nostro è tenere la vettura anche o il veicolo commerciale nell'utilizzo il più vicino possibile al momento in cui l'hai acquistata, quindi le nostre riparazioni o i nostri interventi di manutenzione riportano il veicolo ad un livello di efficienza particolare, in modo che tutti abbiano le prestazioni e la soddisfazione di utilizzarlo senza intoppi. Poi è logico che gli anni passano e poi ogni tanto bisogna cambiarli, ecco. Lo ha accennato prima, siete molto vicino a colui che acquista un veicolo commerciale, quindi avete anche delle aperture molto più elastiche, perché essendo persone che lavorano, no, hanno bisogno di un'attenzione in più, e voi siete in grado di dare anche questo. Noi, studiando un pochettino il caso cliente, sappiamo che i clienti hanno bisogno di lasciarti il veicolo in officina il meno possibile, avendo sostanzialmente tutti i servizi, di conseguenza anche il segno sul cristallo che noi siamo in grado di ripararlo, la gomma da sostituire che gliela sostituiamo, e anche la capacità di eseguire degli interventi complessi di carattere elettronico, di carattere un po' difficili di riparazione, noi attraverso dei tecnici specializzati proprio nel mondo del veicolo commerciale siamo in grado di fare un buon lavoro anche lì. Ecco, un altro grande servizio, soprattutto per i veicoli commerciali, è la sostituzione del mezzo, quindi voi non fate fare un fermo lavoro. Noi abbiamo pensato che potesse essere anche utile dare un veicolo commerciale di sostituzione, quindi cerchiamo di avvicinarci anche all'esigenza cliente, quindi se un cliente ha un furgone piccolo diamo un furgone piccolo, se un cliente ha un furgone più grosso diamo un furgone più grosso. Non è facilissimo, nel senso che normalmente un veicolo commerciale ha dentro tutta la sua attrezzatura, tutte queste cose, ma per tamponare un momento di criticità riusciamo a farlo. Poi ho visto una cosa che mi ha veramente entusiasmato, voi avete un punto dove arrivano i veicoli commerciali o le autovetture che viene addirittura fotografato a 360 gradi. Questo perché? È una cosa antipatica che un cliente ti porti un veicolo e poi magari quando esce gli resta un dubbio che un segno non c'era, no? E questa cosa qui può creare del malcontento. Per sopperire a questo problema normalmente si lavorava con la carta per cercare di evidenziare lo stato d'uso del veicolo quando rientrava, per poterlo riconsegnare al cliente impeccabile come lui ce l'ha dato. Noi abbiamo tra virgolette industrializzato questa procedura, il veicolo arriva, nel momento in cui arriva l'accettazione con un sistema
di telecamere, raccogliamo delle immagini e qualora ci fosse una contestazione siamo in grado di, con efficienza, di dire al cliente ok, è una responsabilità nostra, riusciamo a intervenire senza nessun problema, si lavora con più leggerezza. La gamma Renault veicoli commerciali qui è completa, giusto? Anche con gli allestimenti li potete creare così come desidera il cliente. Vendere un furgone non è complicatissimo, si riesce a farlo, ma andare incontro alle esigenze di un cliente che ha bisogno, esempio, un furgone coibentato, un cassone ribaltabile, un'ambulanza, un pulmino, un trasporto disabili, tutta una serie di personalizzazioni, noi siamo in grado di farlo con degli allestitori partner che sostanzialmente sono stati preselezionati e quindi siamo in grado di vendere il veicolo completamente allestito vicino alle esigenze del cliente con un prodotto di qualità. Sulla preselezione di sicuro non avevo dubbi, perché essendo voi un Pro Plus ovviamente anche i vostri fornitori devono essere il top del top. Ma se si avvicina qualcuno e viene qua a vedere un veicolo commerciale e vuole anche comprare un'auto, cosa fate? Lo mandate via? Pro Plus vuol dire anche tutto quello che è il mondo delle aziende, quindi anche le autovetture sono vendute con tutti questi vantaggi, quindi chi ne fa un uso professionale, quindi Pro Plus vuol dire un uso professionale, non solo veicoli commerciali ma anche l'utilizzo dell'automobile come bene strumentale. E la cosa che posso aggiungere è che la maggior parte dei nostri veicoli è omologabile anche autocarro, quindi noi abbiamo la possibilità di avere dei veicoli che rappresentano delle berline classiche, che hanno esteticamente lo stesso impatto di un'autovettura, ma che hanno una deducibilità fiscale agevolata in quanto essendo immatricolati come autocarro. Bene, quindi c'è veramente di tutto qua per acquistare un ottimo veicolo commerciale o un ottimo Renault o Dacia, giusto? Ma noi lo sforzo che abbiamo fatto ha un obiettivo, che è quello di essere il miglior posto dove si può comprare una Renault. Eccomi qui adesso con il titolare, padrone di casa di questa splendida serata che ci attende, perché è una tappa importante, Renault. Sì, è una delle tante tappe che abbiamo messo in atto dal momento dell'inaugurazione di questa sede. Allora abbiamo fatto prima una serata di inaugurazione proprio, poi abbiamo fatto una serata con tutti i nostri dipendenti, poi abbiamo fatto anche un meeting di un'associazione sportiva di automobili d'epoca e questa sera parliamo ai nostri clienti dei veicoli commerciali, degli imprenditori, agli imprenditori. Beh, sicuramente è un mercato molto importante e voi lo servite veramente a 360 gradi. Sì. Sì, noi lo serviamo bene perché ci abbiamo creduto fin da subito, parliamo di anni fa. Prodotti poi che sono arrivati ci hanno aiutato evidentemente a proseguire questa strada, abbiamo formato del personale specializzato che dialoga con queste persone in maniera professionale, perché qui non si possono raccontare storielle, e poi tutte le novità nel modo di acquistare queste vetture o veicoli commerciali, tipo il noleggio a lunga durata, che sta diventando un po' il punto di riferimento di queste aziende. Voi siete una concessionaria Pro Plus, e come si fa a diventare così importanti per la Renault? Ma per la Renault, beh, innanzitutto c'è una storia dietro che dura da 50 anni e che quindi è una storia di famiglia, di fatto è un'azienda familiare sulla quale però abbiamo sempre creduto tutte le generazioni, adesso ci sono già le nuovissime generazioni, le terze, ma sempre in progressione. Certo. Noi abbiamo lavorato sempre credendo in questo lavoro, vede bene anche che siamo tra i pochi monomarca, adesso va bene, abbiamo la Dacia, però fa sempre parte del gruppo, e sempre investendo e credendo in questo lavoro con passione,
con grande impegno, e poi a un certo punto si arriva dove siamo arrivati. A ProPlus. Esatto. Però voi guardate anche molto avanti, perché a livello di tecnologia avete veramente molto. Addirittura mi spiegava prima il signor Grillo che potete addirittura fare degli interventi via computer con l'ingegnere della casa madre, a volte, quando può capitare. No, diciamo che questo è un plus della Renault, di fatto. Noi lo utilizziamo molto bene, e sul service questo, serve sul service quando ci sono delle diagnostiche estremamente difficili, chiamiamoli questi difetti un po' subdoli, tipici dell'elettronica. Certo. Abbiamo questa possibilità di interagire con questi ingegneri attraverso delle mail per arrivare a delle soluzioni del problema. Ci sono dei nuovi progetti? Ma sì, ci sono dei nuovi progetti, non abbiamo finito ancora questa, stiamo pensando a 2 o 3 aree. Una su Varese, dove l'abbiamo, il territorio l'abbiamo avuto 3 anni fa, siamo partiti con una struttura piuttosto leggera che comunque dà già dei buoni risultati, e adesso stiamo pensando a una struttura per il capoluogo di provincia, quindi una struttura certamente non così, ma comunque che sia adeguata alla città. E abbiamo già definito il sito, stiamo allestendo. Parallelamente faremo un cambio di un sito che abbiamo a Casolati Sempione, sulla zona del Gallaratese. Entriamo in città Gallarate, quindi chiudiamo quello di Casolati e ne apriamo uno in città, molto bello, carino, che anche lì speriamo di... Quindi vede che è un'azienda sempre in fermento. Quindi... Beh, voi però non siete solo forti qua nella vostra area, ma siete forti veramente in tutta Italia, giusto? Beh, tutta Italia, diciamo, adesso non devo essere io a dirlo, no? Però come numeri, come importanza... Numeri siamo circa i terzi, come classifica, considerato che siamo... dei concessionari di provincia, no? Gli altri due sono concessionari di grandi città importanti, che è molto... Però lavoriamo bene su questo tessuto, chiamiamolo provinciale, ma comunque quasi tutta la provincia di Varese. Beh, mi sa che allora la Renault dovrà creare adesso un'etichetta Pro Plus Plus, chi lo sa? Sì, no, beh, ma penso che sia già sufficiente quella, bisogna essere sempre modesti, che contano sono poi i risultati, sa, perché è un mestiere questo molto difficile. Difficile. Soprattutto in questo periodo poi. In questo periodo, ma al di fuori di quello che sono gli aspetti di natura economica, che sicuramente hanno una valenza... È difficile proprio il mestiere, perché si sviluppa in 3 o 4, a volte anche 5 aree completamente diverse. Noi abbiamo anche la carrozzeria, ad esempio, che è un mestiere completamente diverso da tutto il resto. E quindi riuscire a... Però quello della carrozzeria è un grande servizio che voi date, quindi fantastico. Noi siamo ben felici di avere anche questo servizio, ma per dire proprio come uno vede le concessionarie da fuori, dice, ma vende automobili, no? Ma dietro questo c'è tutto un discorso molto complesso. Sì.